Tutti gli anni, al Giro d'Italia, si ripetono episodi come questo. Un corridore fugge e nessuno va a riprenderlo. Siamo nel 1957, alla decima tappa del Giro di quell'anno, la Roma-Siena. È in fuga Ranucci. Ma come mai questa fuga incruenta? L'ex campione del mondo ormai non preoccupa più nessuno. Egli vuole semplicemente passare per primo da Montefiascone, dove lo aspetta la mamma. Vinco e torno, puoi mettersi in da adesso l'abbacchio dentro al forno. Ho messo la maglietta tua di lana. Ciao mamma, il commissario tecnico mi chiama. Ciao mamma, vedrai che vincerò. Ciao mamma, il medico che dice se faccio sta salita si infiamma l'appendice. Ma in cima alla salita c'è la fama. Ciao mamma, ciao mamma, qualcuno dalla macchina mi chiama. Ciao mamma, vedrai che vincerò. Saluto i tifosi del bar dello sport, Ninetta, gli amici, ragazzi e bebè. Ma in cima a tutti quanti un bacio ed un saluto voleranno a te. Mama.